Hola, buongiorno amici miei di YouTube. Era una vita che non facevo un video. Era una vita che non facevo un video perché, come spiegavo nei video precedenti, quest'anno è un'annata un po' particolare, farò poco e niente. Per adesso ho fatto solo una gara agonistica. Per chi non ha visto mai uno dei miei video, io faccio video quando svolgo una gara agonistica. Quest'anno non ne ho fatte, allora niente. Però oggi, siccome sono in vacanza qui tra Marche e Abruzzo, volevo fare un video tanto per tenermi in forma nel videomontaggio. La bici è pronta, fra poco partiamo. Allora, io ho una malsana abitudine, ho un malsano hobby che vado in un posto nuovo, vado a cercare delle salite estreme. Io le chiamo salite killer. E penso che sia una cosa che piace parecchi quando si va in un posto nuovo, andare a fare delle salite veramente dure. Dunque, io quando dico salita killer intendo quelle salite praticamente che quando le si fanno danno subito l'impressione di essere controproducenti, di non servire a niente, perché sono talmente dure che non si trovano mai né in gara né in allenamento, però a me piacciono, è un hobby che faccio. Cercare salite killer. Me ne hanno segnalate tre, andiamo a provarle insieme. Intanto mi alleno per fare il videomontaggio, se no perdo la mano il prossimo anno che riprendo di nuovo a fare i video, ricomincio poi da zero. Allora, partiamo ragazzi, la bici è pronta, adesso partiamo. Facciamo partire il computerino e purtroppo bisogna andare a San Benedetto del Tronto, bisogna attraversare San Benedetto perché per andare a quella prima salita che mi hanno segnalato bisogna entrare dentro San Benedetto e a me non piace molto perché c'è un po' di caos, però faremo un po' di attenzione. Adesso non so come verrà il video perché mi sono un po' arrugginito. E abbiamo beccato vento contro, ma qui succede spesso quando si va verso nord c'è vento contro. Quasi sempre il vento soffia da nord a sud, però questa salita era a nord e andiamo a farla. C'è ancora un forte vento contrario, appena finito Porto d'Ascoli, Porto d'Ascoli. E adesso inizierà San Benedetto del Tronto. Sto facendo la SS Adriatica che a me non piace fare. In alternativa potevo fare il lungomare con la ciclabile, però lì poi bisogna fare attenzione ai pedoni che ti attraversano, ai bambini. Quando entriamo a San Benedetto c'è già la segnalazione Acquaviva. Dobbiamo andare ad Acquaviva, però la prima indicazione non ci interessa, che è il versante che ci interessa è più avanti. Vedete che San Benedetto è sempre un manicomio. Io non ci passo mai da San Benedetto. Poi, se volete evitare il caos di San Benedetto, potete fare il lungomare con la ciclabile. Ecco, quando vedete l'ospedale, al semaforo girate a sinistra. E ci dovremo togliere dal caos. Ci togliamo dal caos. Adesso seguiamo per Acquaviva. Quando si arriva a questo semaforo c'è l'indicazione a sinistra Acquaviva. Però quello è il versante che a noi non ci interessa. Giriamo a destra. Andiamo a cercare il versante killer. Ecco il ristorante Il Rustichello. E la salita prende il nome dal ristorante Il Rustichello. Questa qui si chiama versante Il Rustichello. Adesso fra un po' ci sarà una svolta a sinistra e inizierà la vera salita. Allora, le salite killer, per essere soprannominate così,
logicamente devono avere un'alta percentuale di pendenza, ma non in alcuni punti. Questa pendenza a doppia cifra la deve tenere costante per essere considerata salita killer. Eccola qua. Questa è la Salaria, questa qui è la Salaria che va fino ad Ascoli. Noi giriamo a sinistra senza indicazioni. Di solito le salite killer sono così, sono poco frequentate. Allora, un segreto per affrontare queste salite è attaccarle sempre piuttosto con un dente in più, anche se si sente di poterlo fare, ma subito in agilità. Adesso io metterò il computer sulla percentuale e vi aggiorno. Inizia subito severa. Adesso forse la telecamera appiattisce. Inizia al 13, 14, 14. Promette bene, promette bene. Quindici. Porca puttana. Sempre 15. Quindici costanti. 16. 16 costanti. 16 costanti. Che bei drittoni al 16. Acquaviva Picena. Versante il Rustichello. 16 sempre. Non scende sotto il 16. Ottimo, continua. 15. 14. 16 di nuovo. 15. 15. Devo scoprire se c'è un modo di mettere la pendenza istantanea sul video. Forse c'è qualche programma adatto. 14. 14. Quasi respira al 13. 12. Hola! È dura questa salita. Otto. Se mi scende troppo non gli posso dare il bollino da salita killer. 10. Vediamo se si rialza. 10. 11. 11 ragazzi. 10. Mi è scesa un po' troppo. 11. Non va bene, non va bene.
10. Ragazzi, qua stiamo perdendo la salita Achille. Aspetta che si impenna di nuovo qua. 12. Buono. 14. Buono. 15. Buono. Guarda lì che impennata, ragazzi. 15 impennate. Il video forse appiattisce. Quindici. Tiene il 15. Ottimo. Se non risciacqua, come ha fatto prima, possiamo dargli il bollino da salita killer. 14. Qua mi perde, 11. Ah, si è ripresa, 14. Forse qui risciacqua. Mannaggia. Risciacqua. 10. 9. 8. No. 10. Per meritare il timbro da salita kill deve fare un finale con i controcazzi. 6%, no? Riprende. 10. Ottimo. 11. 13. 15. Questa mi fa godere, questa mi fa godere. 15. 14. 15. Porca miseria. 12. 15. 11. 9. No. 7. Non ci siamo. 5. 5. 4. E qui mandiamo la media troppo sotto. 4. Vediamo se fa un finale assurdo, ma ho i miei dubbi. 10. 12. 12, ragazzi. Però deve fare di più, deve fare di più. Tredici. 15. Ottimo. Ottimo. 17. 17, ragazzi. Che impennata al 17. Questa mi manda in orbita. Diciotto.
18, 18, 17, 17 ragazzi. Questa alla fine mi soddisfa, mi fa godere. E il muro è finale, ha lasciato il muro nel finale. 17, 19, 19. Ecco perché bisogna attaccarle con le pinze. 19, 19. Adesso non ci pensa proprio a mollare. 19, 18, Cristo Santo, va bene, va bene, basta, basta, mi hai ammazzato, mi hai ammazzato, cazzo non molla, oh. 18, oh cazzo, 17, 14, 14, 13, 14, 15, 16, 15. E qua in penna nel curvone. 17, 12, 13, 7, oddio, acqua viva Picentina. 9, finita. Ma io la promuoverei a salita killer. Ha dato dei risciacqui, però poi si è rifatta la grande. Si è rifatta alla grande. Tanto che ci sono, vi faccio vedere questo splendido paesino medievale con la fortezza. Mi ha spezzato le gambe. Fontana. Cercasi fontana urgentemente. Thank you.
Ragazzi, questa era la prima salita. Adesso andiamo a fare l'altra che mi hanno segnalato. L'altra si chiama Salita Baobà. Salita Baobà da Val Vibrata a Controguerra. Ci sentiamo dopo. Ecco qui la fortezza che si trova in cima ad Acqua Viva Picena. La fortezza medioevale. Le marche sono belle. Siamo arrivati a Monte Prandone. Adesso da Monte Prandone scendiamo verso il fiume Tronto. Il fiume Tronto è il fiume che divide le Marche dall'Abruzzo. Attraversiamo il fiume e passiamo in Abruzzo, perché la prossima salita la troviamo in Abruzzo. E qui abbiamo già attraversato il fiume Tronto, siamo in Abruzzo e siamo nella zona industriale Val Vibrata. Per trovare questa seconda salita dobbiamo seguire l'indicazione Controguerra. Poi quando arriviamo in questo incrocio, che a sinistra c'è la dolce salita che va a Controguerra, noi dobbiamo prendere questa strada che è canalizzata per evitare l'ingresso dei camion, perché noi dobbiamo andare a cercare il versante killer. Arriviamo in questo incrocio, c'è l'indicazione Birreria Baobab. Questa è la salita Baobab. Mamma mia, come impenna! E qui, ragazzi, non so se la telecamera appiattisce, però io col 28 non so, 36-28 è davvero poco. Allora mettiamo il rapporto più agile, ma è una cosa impressionante. Oh, porca miseria, 15, 18, 23, 23, ragazzi. E questa inizia in maniera estrema. 20. Uf. 23. Ventidue. 20. 20. 20. 20. Questo è davvero killer. 20. 20. E non molla dal 20, bastarda. 19. 18. 14. 15. 17. Ale di nuovo. 19.
17. Sedici. Quindici. Risciacquo un po'. Meno male. Dodici. Dieci. Risciacquo un po'. Però inizio di nuovo. Questa qui è tutta asfaltata perché c'è passato il Giro d'Italia. Quindici. Sedici. Quindici. Quindici. Mannaggia di cane. Sedici. Sedici. Tredici. Qua risciacqua. Dodici. Dieci. Ah, meno male. Il 28 è poco, ragazzi, il 28 è poco. Devo portarmi almeno il 30, o meglio ancora il 32. 9. 6%. E adesso risciacquo un po' troppo. Non possiamo dargli il bollino verde di salita killer. 3%. Fa respirare un po' troppo. Qui c'è la birreria Baobab. 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 3%. Ale, si ricomincia a ballare la rumba. Si ricomincia a ballare la rumba. 15, 17, 20, 20, 20, 20, 20. Poi ero anche stanco dall'altra assassina. Diciassette. 15, 17,
assassina, 18, 19, assassina, nove, diciannove, 18, 18, assassina, 15, 15. Ero stanco dell'altra, 13. Ragazzi, nei pezzi a 13 respiro. 11. 10. 12. 11. Ragazzi, nei pezzi ai 12 mi sembra di respirare. 'Penna di nuovo, ma guarda che bastarda. 15, 19, 19, penso che sia l'ultima botta che dà. 19, 17, 16, 13. Dieci. Risciacquo. Bellissima strada, bellissima stradina, in mezzo agli ulivi. Avrei preferito che fossero pesche o ciliegie, almeno mi fermavo al ristoro. E lì abbiamo Controguerra, quel paesino si chiama Controguerra. Guardala lì, guardala lì, guarda l'ultima impennata al colpo di grazia. Tredici, quindici, diciassette, quattordici, baobab, finita, finita, finita.
finita anche questa. Gli possiamo dare il bollino? Sì, glielo diamo, anche se c'ha un po' troppi risciacqui. Bollino salita killer, salita baobab fino a controguerra. Siamo arrivati al paesino di Colonnella, la Colonnella. Arriviamo in cima e ci buttiamo in discesa verso il mare e siamo arrivati a casa. Torniamo al mare e cantava le canzoni che sentiva sembra l'umar. Grande Rino Gaetano. Bisogna dire che nelle Abruzzo le strade sono un po' più brutte che nelle Marche. Sempre incredibile, a pochi chilometri di distanza può cambiare. L'asfalto dell'Abruzzo è un po' più brutto, le Marche e le strade sono un po' più belle. Qui stiamo scendendo verso Martinsicuro. Boh ragazzi, siamo rientrati sulla ciclabile. Rientro a casa. Forse ho fatto un video un po' cretino, ma era così per poter riprendere la mano nel montaggio video, perché era parecchio che non facevo video. Abbiamo analizzato due salite estreme, non so se ne farò altre, che sembra un po' un video cretino. Vado a casa, poi vado in spiaggia a farmi un bel bagno, mi faccio un bel tuffo. Questa è la spiaggia libera che da Martinsicuro va fino a Villa Rosa, Alba Adriatica. Qui le ciclabili non mancano. Se uno vorrebbe, rimane un po' la rottura della ciclabile, che perché poi ti passano i pedoni, ti passano i bambini, devi stare sempre all'occhio. Però se uno vorrebbe potrebbe partire da Martinsicuro e arrivare fino a Pescara facendo 100 km di ciclabile, tutta così, senza andare mai sulla strada. Dopo Giulianova c'è qualche pezzettino di sterrato, però sempre ciclabile. Va bene, io sono arrivato. Questa è la mia spiaggia libera. Se volete venire a trovare, io sono qua. Questo pezzo di spiaggia libera. Abito qua. Ciao ragazzi, buona giornata. Scusate del video cretino, ma era per prendere la mano a montare i video.